presentiamo questa sera l'attività della Fondazione Spino La Banda per l'Arte, dove ogni anno si tengono seminari, workshop, incontri sull'arte contemporanea, in particolare con questa formula del visiting professor, gli artisti che sono passati da Spino La Banda. I nomi sono importanti, non so, Alberto Carutti che esordisce nel 2005, a Francesco Vezzoli, Mario Ero, Stefano Pieghi, Massimo Bartolini, Eva Marisaldi, ma volevo soprattutto dire qualche nome tra i partecipanti. Vedo dei bei nomi di artisti giovani torinesi, piemontesi e non solo, da Paola Anziker, Valerio Berruti, da Ludovica Carmotta a Laura Pugno, da Manuel Cerutti ai nostri amici di Essere, Cleo Fariselli, Giulio Frigo, Renato Leotta, Elisa Macellari, Enrico Morsiani. Il progetto BAND si colloca in quel momento delicatissimo in cui, come riportato benissimo nel testo con cui mi nacque la casa, c'è il passaggio tra vocazione e professione. Sono uscito dall'Accademia, come sarà il mio futuro? Noi abbiamo fatto questo proprio per allargare la missione, perché quello che noi veramente cerchiamo e in cui crediamo è la visione allargata del mondo. L'idea di Banda era l'idea di creare una sorta di boa, chiamiamola terapeutico-politica, all'interno della creazione artistica, capace di preparare un uso ecologicamente corretto della creazione artistica. Succedono ragazzi che escono dalle accademie, due diventano, dai due quattro, diventano realmente artisti. Con l'esperienza d'arte si può già valutare che 10 decidono di